Anna Marra di Eboli, la quale parla dell'artigianato. Buonasera, buonasera. Allora, questa sera stiamo qua a rappresentare appunto quello che è la convivialità e lo stare bene in famiglia che parte dalla fine dell'Ottocento e lo portiamo in questa sala fino all'Ottocento e portiamo avanti agli inizi del Novecento. Parliamo di convivialità, ma di donne. Le quali già attraverso quest'albero e attraverso questi merletti, che ogni angolo ha una tecnica, ho voluto rappresentare una tecnica diversa di lavorazione, quindi come una donna si può esprimere e può dare lettura del suo pensiero e del suo fare, anche facendo un albero di Natale attraverso il pizzo, il merletto, attraverso la moda, attraverso i ricami. Quindi poi continuiamo con queste tavole imbandite. Abbiamo tre tavole. Una tavola è chiamata tavola scomposta. Perché? Perché si è voluto rappresentare quello che era un tempo, nelle case era importante avere la cristalleria importante, l'argenteria, la porcellana, i candelabri. E quindi in questa tavola scomposta far vedere i vari servizi. Elevare dei momenti di convivialità che venivano usati. Poi, con una tovaglia importantissima, e qui parliamo di corredo, quindi la donna nel suo corredo portava tutto quello per arredare e per completare la sua casa. Quindi in questo caso qua mettiamo a disposizione in evidenza questa tovaglia che è tutta impreziosita con un merletto di Cantù. Merletto di Cantù. Poi abbiamo quest'altra tavola che è una tavola più, diciamo, gentilizia, non più importante, vuole rappresentare un altro momento. Qui rappresentiamo un momento borbonico, abbiamo un centro tavola che è appunto il porcellana di Capodimonte. Originale, e quindi con la cristalleria di cristalli importanti, argenteria e una tovaglia molto bella, molto importante. Questa è una tovaglia di lino che è stata svuotata e impreziosita con questo ricamo, come il punto inglese, il punto intaglio, il punto ago, cioè ci sono varie tecniche di lavorazione in questa tavola, in questa tovaglia. Sì. Ed è molto bella, molto importante. Paola qui, con una tovaglia importantissima. Sempre il lino, questo è un bisso di lino, lavorata appunto ago, appunto impreziosita con tutto questo merletto. Ed è con un centro tavolo, che è il giardino all'inglese, che si usava. E questo è una tavola da consumer per il brodo, per queste cose. Poi abbiamo un angolo qui dove ho voluto rappresentare appunto il salotto, il momento della festa. Quindi abbiamo due signore che stanno nel salotto, quindi con abiti fine 800, inizio 900. Abbiamo la tavola dei giochi. Una tavola dove rappresenta appunto un momento di relax. Abbiamo questo bambinello, questo qua è un bambinello in cera nell'Ottocento ed è un bambinello dormiente che poi si sveglia, apre gli occhi al suono di un carillon. Wow! Sì. Apre gli occhi, guarda il mondo e poi si riaddormenta. Ed è molto molto importante ed è a tema del periodo in cui viviamo in questo momento, un periodo natalizio, ed è un bambinello appunto per la benedizione, per rappresentare questo momento con occhi di cristallo. Molto bello, sì, molto interessante.
Grazie. Allora, questa tavola di Apiciota nasce dalla nostra collaborazione come sovrintendenza con la provincia di Avellino. Infatti questa è una mostra della provincia di Avellino riproposta qui come tavola romana, che fa da pandan con le altre tavole che poi abbiamo presentato. Questi sono i piatti tipici della tradizione culinaria? Sì, sicuramente. Infatti ci sono i legumi, le noci, i fichi, frutta, la melagrana, la frutta candita, che erano tutti piatti che comunque anche nel periodo dei romani erano molto usati. Ovviamente questa riproduzione proprio rimarca anche diciamo il tipo di pane che si... Sì, sicuramente, un pane infatti di farina di segale che è un, diciamo, un legume antico. È importantissimo. Per quanto poi riguarda ovviamente anche la tradizione nell'enologia, ovviamente anche qui i vini, ovviamente anche... Sì, anche se nel periodo dei romani i vini comunque non erano bevuti in assoluto, ma erano comunque vi erano aggiunti miele e altre e spezie, quindi erano dei vini comunque trattati e non in purezza. Grazie. Qui dal carcere borbonico è in mostra la tavola della nostra cara amica di Eboli, Anna Marra, e con noi è lo scrittore del Gaudio Ciro, che ha presentato recentemente un libro. Ce ne può parlare? Sì, ho presentato Masserie Regine di Cuori, che è l'ultimo romanzo che ho pubblicato e che sta avendo un notevole successo perché la storia è piaciuta moltissimo, perché come la mostra di questa sera parla del passato, di quando noi eravamo ragazzi e quindi del dopoguerra, del periodo post bellico e quindi delle difficoltà dei ragazzi di crescere, farsi un avvenire e arrivare poi alla pensione. La mia generazione ci è riuscita. E nel libro si può notare il grande punto interrogativo: ci riusciranno quelli che verranno dopo di me? Beh, bella domanda, sicuramente io che sono di questa generazione ho qualche dubbio, quindi lei nella sua lettura ovviamente cosa si augura per questa generazione? Io l'unica cosa che penso è che venga letto da parecchi ragazzi. Non c'entra niente qua il fatto della vendita a scopo di lucro, non esiste, perché io non scrivo per quello, non esiste, altrimenti cominciavo quando avevo 20 anni. Certo. E io ho voluto lasciare dei documenti, perché questo è il terzo, che ha sempre quasi lo stesso tema, cioè il recupero della cultura nelle difficoltà di tutti i giorni. Sicuramente la pandemia è stato un periodo particolare per tutti noi, sicuramente il suo testo è di aiuto per le altre generazioni, ma qual è il suo titolo? Il titolo del libro? Masseria Regina di Cuori. Qual è la casa editrice? La casa editrice è Il Papavero, e lo si può trovare alla libreria Mondadori.